Poi basta io. Allora, ancora, altre due volte, su e giù. E stop, le spalle rilassate, distendo avanti a me tutte e due le braccia in linea con le spalle. Twist, inspiro ora a livello centrale, mi apro a destra, buttando fuori l'aria, torsione, braccio destro a destra, lo sguardo segue il movimento. Inspirando, torno in posizione, cambio lato. Lo sguardo segue sempre il movimento della mano che si apre buttando fuori l'aria, poi torno al centro, sempre in cambio. Cerco di muovere solo il busto, il bacino e le gambe ben ferme, piantate a terra. Quindi cerco di muovere solo il busto, la parte superiore con il braccio. Ancora, inspiro al centro, butto fuori, ruoto. Braccia sempre distese, non piego i gomiti. Ancora, respiro e controllo bene il movimento. Ancora due. E stop, rilasso, braccio giù morbide. Qui avremo un po' di equilibrio. Qualora ci fosse necessario, avviciniamoci per avere un appoggio a qualsiasi cosa. Se invece ci sentiamo sicuri, no. Mi metto di profilo così mi spiego meglio. Andiamo sulle punte, abbiamo tre fasi. Vado sulle punte, piego le ginocchia e riallineando le gambe riappoggio i talloni a terra. La schiena è dritta, le mani le posso tenere sui fianchi o attaccate a un appoggio. Tre fasi, vado sulle punte, piego le ginocchia, appoggio i talloni riallineando le gambe. Quindi sono tre fasi. Vado sulle punte prendendo l'aria. Butto fuori, piego le ginocchia, riallineo tutto, talloni a terra. Ancora su, prendo l'aria, piego le ginocchia, riallineo, talloni giù. Quindi ognuno di noi decide se stare bene attenti all'appoggio o solo con l'equilibrio di noi stessi. Vado su, piego le ginocchia, talloni a terra, riallungando le gambe. Guardo un punto davanti a me, mi aiuta molto con l'equilibrio. Schiena dritta, spalle rilassate e respiro presente sempre, l'addome attivato. Ancora due volte. Le spalle rilassate, manteniamo bene il respiro. E concluso, stop, rilasso, appoggio bene tutti e due i piedi a terra. E vado a sciogliere la schiena, alzo i gomiti. Mani, tutte e due palmi dietro la testa, quindi la schiena spinge al soffitto con i gomiti belli aperti laterali. Inspiro, buttando fuori l'aria, inizio dalla testa, mi srotolo giù verso il basso, andando a sciogliere verso il tappeto, la schiena, gambe dritte, sento allungare dietro le gambe. Da qui ancora, inspirando, mi rialzo in alto. Dalla parte bassa della schiena, le vertebre si riallineano su verso il soffitto. Ancora, inspiro, butto fuori, ancora scendo, fino a dove me la sento, gambe dritte, inspirando risalgo. Anche la salita è ben controllata, su piano piano, ancora, gomiti belli aperti laterali. Scendo, buttando fuori l'aria, risalgo sempre, riallineando la schiena gradualmente, inspirando. Ancora scendo, butto fuori, gambe sempre dritte. E su, inspiro, riprendo l'aria, salgo. Ancora l'ultima volta, scendo giù l'ultima volta, lentamente. E torno su in posizione con la schiena dritta, mani sempre dietro la nuca con i gomiti belli aperti laterali. Il peso del corpo sempre su tutte e due le gambe. Simile a prima, inspiro al centro, vado sempre a destra per iniziare, butto fuori, torsione a destra, il braccio destro si allunga dietro. Inspiro, torno al centro, mano dietro la testa, cambio, vado a sinistra buttando fuori l'aria. Tornando al centro, gomiti sempre piegati, aperti. Ruoto, stendo il braccio interessato. Torno, inspiro, butto fuori, vado. Adesso posso ruotare il busto insieme al bacino e anche un po' le gambe, quindi vado a coinvolgere anche loro. Scendo un po' con il riscaldamento, butto fuori, ruoto anche un po' il bacino e le gambe.
Ancora, arrivo su, spingo in alto, ruoto, butto fuori. Sento bene che il busto si scioglie e che ruota. Ancora. Vado a fare l'ultimo. Torno centrale, stop, rilasso le braccia, spalle rilassate. Prendiamo la nostra fascia, chiamiamola così, ognuno prenda la sua, e vado a cingere la vita dietro, andando ad afferrare ogni estremità da davanti. Braccia proprio belle dritte. Se poi, perché è corta la mia fascia, il gomito si piega, va benissimo uguale. Da qui, braccia davanti, inspiro, butto fuori, apro le braccia, piego in alto un ginocchio, fletto in alto, mantengo l'equilibrio. Inspiro, piede a terra, richiudo le braccia, cambio gamba, butto fuori, riapro le braccia, fletto l'altro ginocchio e torno sempre, cambio le gambe, fletto su un ginocchio, aprendo le braccia. Inspiro, piede a terra, chiudo le braccia e cambio. Il peso del corpo cambia da gamba a gamba perché fletto su una alla volta. Schiena dritta, guardo avanti. Anche qui vado a sollecitare l'equilibrio, mantengo almeno un secondo la posizione, guardo avanti, spalle rilassate, chiudo giù il piede e cambio ancora. La caviglia è morbida, salgo su, è morbida. Ancora due. Guardare un punto fisso avanti a me aiuta molto con l'equilibrio. E stop, riposo anche le braccia. Lascio cadere la mia fascia vicino al tappetino perché la riprendiamo una volta giù a terra. Ultimo esercizio in piedi, abbasso un po' così, e mi metto di lato per spiegarmi meglio sempre. Tutte e due i piedi in linea con le anche. Iniziamo. Avanzo con il piede destro, un piccolo passettino in avanti, piegando il ginocchio. E il busto si porta in avanti, devo sentire tirare il polpaccio sinistro, il tallone sinistro non si stacca da terra. Inspirando, torno in posizione, cambio, butto fuori, piccolo passettino, peso che si porta in avanti, il tallone dietro deve tirare e cambio sempre. L'aggiunta delle braccia, con il passettino le braccia spingono su in alto in maniera diagonale. Devo creare un'unica linea con la schiena su verso in alto diagonale. Quindi allungo la schiena come se qualcuno mi tirasse. Torno, inspiro, butto fuori, cambio passettino e su con le braccia. Ancora inspirando, torno indietro, indietreggio per avanzare sempre con una gamba alla volta. Mantengo sempre la posizione e torno. Ancora devo sentire tirare il polpaccio dietro, quindi non stacchiamo il tallone da terra. Ancora. Braccia e schiena che spingono in alto come se qualcuno mi tirasse. Ancora due. Quindi addome attivato e respiro. E stop, rilasso, sciolgo bene le spalle, le braccia e mi posiziono in piedi. Davanti al tappeto, però lasciando la schiena questa volta al tappeto. Io volto le spalle al mio tappeto perché scendiamo indietreggiando in piedi sempre. Proviamo, schiena dritta, qui respiro regolare. Inizio a piegare le ginocchia, le mani scendono giù per cercare un appoggio e indietreggio con la gamba sinistra. Lei e cerco di stabilizzare, a mo' di inchino, il mio peso nel mezzo, gamba destra. Piegata in avanti, la sinistra è dietro piegata. La schiena è dritta, lo sguardo avanti. Gomiti piegati con i polpastrelli alle tempie. Vado a fare adesso solo a sinistra dove ho il mio spazio. Buttando fuori l'aria, torsione a sinistra. Quindi il mio lato dove la mia gamba è dietro. Torno al centro, inspiro, schiena dritta. Butto fuori sempre solo a sinistra. I gomiti sono aperti laterali. Ancora torno, inspiro. Butto fuori, torsione. Vado sempre a sinistra, quindi dove ho lo spazio. A destra sono bloccata per la gamba piegata. Ancora, inspiro al centro e butto fuori, ruoto. Anche ora cerco di tenere il bacino ben saldo, ben fermo. Gomiti belli aperti, non li chiudiamo, teniamolo belli stesi laterali.
Schiena che spinge al soffitto, ancora due, inspiro al centro e butto fuori, torsione, ancora l'ultimo. E stop, rilasso le braccia, sempre in questa posizione, indietreggio un poco con le braccia inspirando, buttando fuori, avanzo con il peso, con le mani, con le punte verso l'interno, mi appoggio sul ginocchio piegato e avanzo. Allungo schiena e gamba sinistra in questo caso. Indietreggio, prendo l'aria, sguardo avanti, butto fuori. Mani sul ginocchio destro, mi allungo in avanti e torno. Quindi il peso del mio corpo si sposta. Indietreggio e avanzo. Sguardo sempre avanti a me. Inspiro, indietreggio, le braccia prendono una rincorsa, butto fuori. Mani sul ginocchio destro, sguardo avanti, vengo avanti. Ancora due. Devo sentire la sollecitazione del zona linguine sinistra. Ancora l'ultimo. Finiti tutti. Mani che si appoggiano insieme accanto al piede destro. Avanzo con la gamba sinistra e lentamente torno su in posizione retta. Controlliamo bene la salita. Arrivo su, respiro nel profondo, sciolgo le spalle e le braccia. Andiamo a completare, indietreggio con la gamba destra adesso. Controllo giù la discesa, ginocchia che si piegano, mani che toccano terra, indietreggio con la gamba destra. E stabilizzo la mia posizione al centro. Quindi, or passerei alle tempie e vado a fare del sol solo a destra. Inspiro, butto fuori, torsione a destra. Quindi il contrario di prima, al centro prendo l'aria, butto fuori, vado a destra. Mantengo bene l'equilibrio, i gomiti sono belli aperti laterali e il polpastrelli delle mani sempre a contatto con le mie due tempie. Ancora, il bacino è fermo, ben saldo, ruoto solo il busto. Ancora, controllo il movimento. Ancora gli ultimi due. Fatti gli ultimi due, rilasso braccia e spalle. Come prima, indietreggio un attimo con le braccia dietro. Butto fuori, peso in avanti, mano sul ginocchio sinistro, mi allungo. Guardo avanti, ancora indietreggio, inspiro. Butto fuori, avanti. La sollecitazione adesso più che altro in zona linguine destro. Più in avanti vado, più sento la sollecitazione. Ancora, inspiro, butto fuori, avanti, la schiena è dritta, spalle rilassate sempre. Ancora due. Fatti gli ultimi due, cambio, appoggio bene le gambe a terra per cambiare posizione e mi siedo ora con le gambe distese lasciando il tappeto dietro alle mie spalle. Ora cambio prospettiva così mi inquadro meglio. Teniamoci la fascia vicino. Prima gambe distese con le punte dei piedi che spingono in avanti, la schiena è dritta. Andiamo ad allungare un po' la schiena in avanti con spine stretch. Braccio in avanti, inspiro, buttando fuori mi allungo in avanti. E torno sempre inspirando, la schiena spinge in alto, butto fuori, mi allungo, torno, riprendo l'aria, le spalle lontane dalle orecchie, ancora. Arrivando su, le spalle sono rilassate, la schiena spinge al soffitto, quindi non rimango curvato, su dritto, avanti, butto fuori, inspiro, torno, l'ultimo. E rilasso le braccia, pieghiamo le gambe adesso e teniamo ben saldo a terra il piede sinistro, il destro invece con le punte alzate, perché con la nostra fascia andiamo ad afferrare la pianta del piede destro, i gomiti delle braccia anche piegate, eh? Lavorerò con la gamba destra, quella interessata dalla fascia, la schiena dritta per ora, spalle rilassate, inspiro. Buttando fuori l'aria, allungo in alto la gamba destra. Ognuno ha il suo grado di altezza. Scendo, inspiro, riappoggio il tallone, ancora gamba destra. Butto fuori, allungo. E torno, inspiro.
devo attivare e dare il quadricipite destro. Adesso inizio a flettere un po' la schiena, cerco di tenere la curva, la C-shape. Addome attivato, schiena curvata. Ancora gamba destra. Allungo su e scendo riappoggiando, sfiorando solo con il tallone terra e riparto. I gomiti sono anche piegati. E lo sguardo avanti, respiro, prendo l'aria tornando giù con il tallone, butto fuori, su, andando ad attivare il mio quadricipite. Se voglio aumentare il carico di lavoro, mantengo la mia gamba destra su con la fascia e attivo la sinistra. Quindi manteniamo la C-shape, la sinistra si allunga, va insieme alla destra fuori dalla fascia, torno giù riappoggiando il tallone per poi ripartire. Quindi adesso parto, inizio solo con l'esercizio della gamba sinistra. Se questo è troppo, continuo il lavoro della gamba destra, quella interessata dalla fascia. Butto fuori l'aria, allungo, inspiro, torno. Se invece me la sento, stabilizzo bene la gamba destra e lavoro con la sinistra. Quindi mantengo la posizione con la gamba sinistra che cerca di imitare la destra che rimane lì. Se invece è troppo, faccio solo la destra. In ogni caso, gli ultimi due movimenti. Guardo avanti e respiro. Fatti gli ultimi due, torno in avanti, rilasso, spalle rilassate. Respiro profondamente, cambio la fascia, vado ad afferrarmi la pianta del piede sinistro. Piede destro completamente a terra. Gomiti piegati, C-shape, preparo un po' la schiena e vado a iniziare con la gamba sinistra. Alzo lei su, attivando il quadricipite e ripiego il ginocchio, tornando giù con il tallone. Attivo su, buttando fuori, inspiro, scendo. Sguardo sempre avanti, le braccia fanno forza con i gomiti piegati. Devo iniziare a sentire il quadricipite che lavora. Nonostante la tensione delle braccia, attenzione alle spalle, non le teniamo qua su in cima, ma morbide giù, rilassate, mi raccomando. Ancora la gamba sinistra. Come prima, se voglio aumentare il carico di lavoro, stabilizzo fermando la gamba sinistra, attivo la destra. Salgo su, buttando fuori l'aria, inspiro, riscendo, riappoggiando il piede o sforando la terra. Se questo è troppo, per vari motivi, anche per dolore alla schiena, faccio solo la gamba sinistra come eravamo partiti. Se invece tutto va bene, fermo la gamba sinistra, attivo la destra, su con la punta del piede. Ancora, scendo prendendo l'aria, butto fuori, vado. Spalle rilassate, sguardo avanti. Ancora gli ultimi due. E stop, ritorno in avanti, lascio la fascia vicina nel centro, così dopo la prendo facilmente. Scendiamo con un roll down giù a terra. Gambe distese in avanti, spingo le punte, braccia avanti, linea con le spalle, inspiro, scendiamo a due tempi, butto fuori l'aria, scendo di un poco, attivo l'addome, mantengo la posizione a metà strada, ancora, inspiro, finisco la discesa, buttando fuori, braccia dietro, allunghiamoci completamente, rimaniamo supini in allungamento, respiriamo a pieni polmoni. Devo sentire proprio l'allungamento di tutta la schiena. Poi torno con le braccia giù lungo i fianchi o leggermente separati da essi, un po' a V, con tutte e due le gambe a squadra vicine al petto, le caviglie sono rilassate, flesso tutte e due le gambe a petto. Da qui inizio a rullare sulla schiena, le mie due gambe a squadra le porto destra e sinistra. Buttando fuori l'aria mi sbilancio da una parte e inspirando torno al centro, quindi butto fuori dall'altra parte. La mia schiena si stacca di un pelino da terra. Se vado a sinistra, la parte destra si stacca di un pelino, ci passano le dita. Torno, vado a destra, lo stesso a sinistra, un pelino, la schiena si stacca. Ancora, inspiro, torno al centro e butto fuori, porto le gambe a squadra dall'altra parte. Lo sguardo è verso il soffitto e respiro, spalle lontane dalle orecchie, mi raccomando. Ancora.
aggiunte se voglio aumentare. Vado a sbilanciarmi da una parte, allungo la gamba dello stesso lato, andando a destra, allungo la gamba destra. Inspiro, torno a flettere da cambio lato, vado a sinistra, allungo la gamba sinistra, attivando il quadricipite. Torno, inspiro, fletto il ginocchio, cambio, vado a destra, allungo gamba destra, vado a sinistra, allungo la gamba sinistra. Ancora, inspiro, tornando al centro e piegando il ginocchio, buttando fuori mi sbilancio, allungando la gamba. Sono facoltative se ognuno di noi vuole aumentare e aggiungere piano piano altri muscoli all'esercizio. Ancora, spalle rilassate, rullo e respiro. Ancora, volendo, posso allungarle entrambe, quindi mi sbilancio da una parte, tutte e due le gambe si allungano insieme. Scendo, inspiro, piego, cambio lato, tutte e due si allungano dall'altra parte. Le braccia mi aiutano, spingo verso il basso. Quando allungo entrambe le gambe, le mie braccia spingono verso il basso. Inspiro, fletto le ginocchia, cambio, vado dall'altra parte. Ognuno può decidere, fai dopo. Quale fare? Posso allungare solo una gamba o tutte e due? Ognuno decide. Ancora, guardo avanti, su, in alto e respiro. Ancora gli ultimi. Decido, volendo c'è un'altra opzione, un'altra aggiunta. Gambe che rimangono sempre distese e che si spostano sempre destra-sinistra, totalmente distese, quadricipiti ben attivati. Punte dei piedi al soffitto, tutte e due volendo insieme, si spostano destra e sinistra. Butto fuori sempre andando da una parte, inspiro con il centro, butto fuori dall'altra parte. Schiena che si stacca sempre di un pochino. Ancora gli ultimi. L'ultimo. E stop, rilasso, gambe al petto, braccia che chiudono le gambe, rilasso. Spalle rilassate, respiro e mi libero proprio di tutte le fatiche, riposo e riattivo, piedi a terra, appoggiati in linea con le anche, quindi le gambe non sono né troppo vicine né troppo distanti, devono seguire le anche, le braccia si distendono dietro oltre la testa, se ho dolore alle spalle le braccia non vanno proprio dietro, si staccano un po' dal pavimento, partono un po' prima, se tutto va bene dietro. Da qui attivo solo l'addome, inspiro, buttando fuori, attivo le braccia, alzo il collo e mi fermo qua, non vado su con il rollato, attivo l'addome e sento che lavora. Inspiro, scendo, testa a terra, spalle a terra e braccia dietro, torno in posizione, butto fuori, ancora salgo, sguardo avanti tramite ginocchia, indietreggio, prendo l'aria e ancora. Palmi che si guardano ruotati verso l'interno, devo sentire l'addome che si contrae. Ancora. Braccia sempre distese, quindi non piego i gomiti. Voglio aumentare alzando la parte superiore, alzo anche una gamba e arrivo un po' più in alto. Braccia insieme con la gamba a punta dalla stessa direzione su. Tise. Quindi scendo contemporaneamente, piego il ginocchio, braccia dietro. Ancora, eventualmente cambio gamba, butto fuori, salgo sull'altra gamba, attivando l'altro quadricipite. Braccia e gambe che puntano alla stessa posizione. Allora scendo, prendo l'aria, mi ricarico, butto fuori e vado. Se l'aggiunta della gamba è troppo, non la faccio, mi fermo a prima, alla posizione di prima, tornando sempre indietro e riniziare. Ognuno rispetta il suo respiro, scendo, inspiro e buttando fuori attivo i muscoli. Con l'aggiunta della gamba o senza. Ancora. Voglio aumentare il carico di lavoro, ultima aggiunta, alzando la parte superiore, cerco di alzare entrambe le gambe, tutte e due contemporaneamente, quindi arrivo all'equilibrio sul bacino. Da qui, inspirando, piedi a terra, schiena a terra, braccia dietro. Quindi, volendo, attivo tutte e due le gambe insieme, contemporaneamente, al busto che si porta in avanti.
Scendendo contemporaneamente, piego le ginocchia e le braccia vanno dietro. Le aggiunte vanno bene se me la sento, ognuno c'ha il suo. Se invece non me la sento, mantengo la posizione iniziale. Mi fa paura. Ultimo sforzo, se voglio sempre spingermi oltre, alzando la parte superiore, vado a stendere tutte e due le gambe su in alto insieme alle braccia, parallelo tutte verso la stessa posizione. Piego le ginocchia, piedi a terra, braccia dietro oltre la testa. Ognuno rispetta il suo. Arrivo su con le gambe piegate o su gambe distese. Ancora scendo lentamente, prendo l'aria. Butto fuori su, addome attivato, eventualmente quadricipiti attivati. Su con tutte e due le braccia, scendo lentamente, mai troppo di schianto. Nel caso, faccio l'ultimo. Mantengo un attimo la posizione, giù scendo, stop, rilasso di nuovo, gambe a petto, braccia a petto. Rilasso, posso dondolare un po' sulla schiena, massaggiando la destra e sinistra. Respiro sempre. E ultimo esercizio in posizione, vado a prendere la fascia, la mia, il mio nastro, chiamiamo così la mia fascia, e vado ad afferrare il piede destro. Gamba destra, quindi interessata dalla fascia che si allunga, verso l'alto con il piede a martello. Cerco di tenere il braccio destro disteso, quindi non pieghiamo il gomito, ma deve essere bello disteso. L'impugnatura è vicina al piede, in fondo laggiù. Gamba destra allungata, devo sentire tirare un po' dietro il ginocchio. Da qui braccio sinistro morbido giù lungo il fianco, inizio a lavorare con la gamba destra aprendo l'anca. E tornando al soffitto, a chiuderla. Aprendola, butto fuori, ognuno rispetta la sua ampiezza. Inspiro, torno con il piede a martello al soffitto. Apro, butto fuori, inspiro, chiudo. Attivo bene l'addome, la schiena stavolta completamente attaccata a terra, come se fosse incollata. Aprendo la gamba destra, quindi la mia parte sinistra in fondo della schiena, completamente attaccata. Non devo fare questo, devo rimanere su, centrale, al soffitto, devo aprire solo l'anca. Apro, butto fuori, inspiro, chiudo. Se non ho dolore alla schiena, perché qui un po' la sollecito, la gamba sinistra, ognuno decide per sé, la mantiene piegata oppure la distende giù lungo il tappeto, con le punte che spingono in avanti. Quindi il piede sinistro nel caso è allungato e il piede a martello invece riguarda solo il destro. Se è troppo, gamba sinistra piegata. Ancora due movimenti per l'anca destra. Apro, butto fuori, inspiro, chiudo. E rimango lì, gamba destra su, ferma, lavoro con la parte sinistra. Parte sinistra che si allunga su al soffitto, punta il piede sinistro in alto, palmo ruotato all'interno. Inspiro, buttando fuori l'aria, separo. La gamba sinistra va avanti, il braccio sinistro va dietro, senza toccare terra. Torno su, punto, inspiro, butto, fuori, separo. Ognuno ha il suo grado di ampiezza. Più vado in avanti con la gamba, più lavoro con l'addome e la parte bassa della schiena. Vado su, inspiro, butto, fuori, separo. Se voglio aumentare il lavoro dell'addome, alzo il collo, lo stabilizzo più alto e vado sempre comunque a lavorare con la parte sinistra. Separo, butto fuori, inspiro, chiudo. Il braccio destro, attenzione, più dritto possibile. Cerchiamo, poi non succede nulla, di non tenerlo piegato, bensì disteso. Poi se si piega il gomito non succede nulla. Ancora l'ultimo movimento per la parte sinistra. E stop, rilasso, testa a terra. Se l'avevo alzata, cambio subito. Afferro con la mia fascia il piede sinistro. Gamba destra giù in riposo piegata. Stesso discorso, il mio braccio sinistro cerco di tenerlo disteso. L'impugnatura è molto vicina al mio piede, lassù, il sinistro. Cerco di aprire e chiudere l'anca sinistra. Braccio destro giù lungo il fianco, vado a lavorare con l'anca sinistra. Quindi ripeto quello che ho fatto con la destra. Apro buttando fuori e inspirando, la gamba torna su al soffitto. Anche qui ognuno rispetta la sua ampiezza per l'anca, senza staccare la schiena da terra, come se fosse incollata. Apro, butto fuori,
torno su e inspiro. Come prima decido come tenere la gamba destra piegata o completamente distesa. Se la distendo c'è maggior bisogno di più controllo ed è un sollecito maggiore anche per la schiena. Ancora per la gamba sinistra, due movimenti ancora, spalle rilassate, chiudo su, inspiro e buttando fuori, apro. Controllo il movimento, mantengo alta la parte sinistra, concludo come ho fatto prima lavorando con la destra. Separo loro e riavvicino sul tornando, separando butto fuori, chiudo, inspiro. Non tocchiamo terra né col braccio né con la gamba. Torno su, prendo l'aria, butto fuori, separo. Anche adesso posso decidere se alzare il collo, lavorando di più con l'addome. Separo, butto fuori, inspiro, chiudo. Ancora gli ultimi tre movimenti per la parte destra. Ancora, respiriamo, controllo il movimento. Finiti tutti e tre, rilasso sempre come prima. Fascia da una parte, gambe al petto e stop, rilasso. Posso sciogliere anche i polsi, che hanno lavorato tenendo ben stretta la mia fascia, e riposo, rilasso. Teniamocela vicino perché la usiamo qua seduti. Con lo slancio delle anche arrivo su, seduto. E adesso riusiamo ancora la fascia. La schiena sempre dritta, come se un filo dalla mia testa mi partisse su verso il soffitto. Le spalle sono rilassate, nonostante io abbia la mia fascia. Con le braccia distese in avanti, linea con le spalle, la tengo ben stretta, seguendo la linea un po' oltre delle spalle. La separo un po', quindi non proprio linea, un po' più aperta. Schiena che spinge al soffitto. Vado a ruotare il busto senza fletterla, sempre dritta su. Ruoto, lo sguardo segue il movimento da entrambi i lati. Al centro prendo l'aria e buttando fuori ruoto. Anche adesso cerco di tenere il bacino immobile. Cerco di mobilizzare solo il busto, la mia schiena e la parte avanti dell'addome. Rilasso le spalle e ruoto il busto. Attenzione a non fletterla, bella dritta su. Da qui le gambe decido se tenerle piegate o completamente distese, come facciamo nel roll down, per esempio. Punta in avanti, schiena su, rullo sempre con il busto, portandomi dietro la mia fascia. Lo sguardo segue il movimento, butto fuori, ruoto, inspiro, torno al centro. Gli ultimi due. Spalle rilassate e stop, rilasso, lascio la mia fascia sempre disponibile. Andiamo a lavorare lateralmente. Per fare tutti uguali, sdraiamoci sul fianco sinistro. Facciamo tutti uguali così non ci sbagliamo. Mi distendo sul fianco sinistro. Però andiamo per gradi. Appoggiamo il gomito sinistro, quindi l'interno a terra, sotto la spalla, con il palmo ben disponibile a terra. Il braccio destro lo possiamo tenere anche in appoggio sul fianco. Attivo la destra, l'esterno dovrebbe essere così per tutti. Andiamo a fare semplici slanci verso il soffitto, sempre con il piede allungato, mai a martello. Salendo su, slancio e buttando fuori, e scendendo lentamente riprendo l'aria. Non torniamo, cerchiamo di non tornare mai in appoggio a terra. Mi fermo prima, così il muscolo rimane sempre attivo. Salgo su, butto fuori, inspiro, scendo ancora. Guardo avanti, mantengo l'equilibrio con il gomito sotto la spalla. Due aggiunte. Il braccio interno. Se non ho dolore alla spalla, in questo caso la sinistra, lo distendo completamente con le punte che guardano indietro. Così che io stia in appoggio solo con la gamba sinistra e palmo sinistro e lavoro sempre con la gamba destra che, come prima, faceva slanci in alto. Questa è la prima aggiunta, se me la sento. Se ho dolore alla spalla, no.
mantengo il gomito a terra. Se tutto va bene, braccio disteso, slanci sempre della gamba destra. Braccio destro, aperto con il gomito in alto, polpastrelli alle tempie. Lavoro sempre con gli slanci della gamba destra. Scendo, prendo l'aria, butto fuori, vado. Ancora due, gli ultimi due. Fatti gli ultimi due, stop, rilasso, piego tutte e due le gambe e arrivo centrale. Prima di andare sul fianco destro, mi fermo un attimo con tutte e due le gambe piegate, piedi a terra. Le spalle le rilassiamo, però stendiamo in alto tutte e due le braccia. Palmi ruotati verso l'interno. Vado a destra, buttando fuori, porto a destra il mio busto. Palmo destro che tocca terra, braccio sinistro che va a puntare su in alto. Lo sguardo va giù a destra. Ancora, torno al centro, inspiro, butto fuori, palmo sinistro a terra, mi fletto allungando sul braccio destro. Ancora, torno e vado. Cambio sempre lato. Mi porto giù con il busto un lato, appoggiando il palmo. Torno su, prendo l'aria, butto fuori, vado. Ancora gli ultimi due. E rilasso. Torniamo sul fianco sinistro. Ancora non cambiamo. Torniamo un attimo sul fianco sinistro perché dobbiamo fare l'esercizio con la fascia. Quindi lavoriamo ancora con la gamba destra. Attenzione, adesso la parte superiore la teniamo a terra. Con la fascia vado ad afferrarmi il piede destro che è all'esterno. Quindi attenzione, torno sul fianco sinistro. Braccio sinistro a terra, piegato oppure disteso, come mi trovo meglio. La gamba sinistra meglio piegata perché mi servirà molto per l'equilibrio. Con la gamba destra che è interessata dalla fascia, la porto in avanti. Il braccio questa volta può essere anche piegato. La stendo in alto al soffitto e poi torno giù piano piano a chiudermi avanti. Alzandola su, prendo l'aria. Butto fuori, scendo molto lentamente. Slancio su, prendo l'aria. La discesa è lenta. Giù, butto fuori lentamente, piede a martello. Su, slancio, prendo l'aria, butto fuori, scendo lentamente, ancora. Quindi, gamba destra che lavora con la fascia. Giù, scendo, butto fuori, inspiro, slancio. Ancora gli ultimi due. Devo sentire lavorare tutta la gamba destra, che cerco di tenerla più dritta possibile. Ancora l'ultimo. E stop, rilasso, piego la gamba che ha lavorato e lascio davanti la fascia. Ora sì che possiamo alzarci e andare a stenderci sul fianco destro. Quindi ripetiamo il tutto con lo stop poi della fase centrale, con il fianco destro a terra. Il braccio destro quindi piegato con il gomito a terra per iniziare e il braccio sinistro all'esterno appoggio sul fianco. Andiamo ad attivare anche adesso la gamba esterna con semplici slanci verso il soffitto. Anche adesso cerco di non toccare il pavimento, di non toccare terra. La slancio su e torno lentamente. Inspiro giù, butto fuori, slancio. Scendo, prendo l'aria e buttando fuori mi slancio su con la gamba. Guardo sempre avanti e come prima decido se rimanere con il gomito d'appoggio a terra o distenderlo. Palmo a terra, gomito disteso, gamba sinistra all'esterno che comunque sia fa i suoi slanci verso il soffitto. In ogni caso il gomito sinistro va a cercare il soffitto con i polpastrelli alla tempia. Ancora, slancio e torno, butto fuori, slancio, inspiro, scendo. Con il gomito a terra, con il gomito disteso, gli ultimi due. Rilasso, appoggio tutte e due le gambe e come prima torno seduto centrale. Gli ultimi sforzi. Schiena dritta su, spalle rilassate, gambe piegate. Come ho fatto prima, braccia distese al soffitto, prendo l'aria e buttando fuori l'aria, quindi mi porto verso una parte. Appoggio il palmo a terra e l'altro braccio opposto spinge su come Marmed. Inspiro sul soffitto, butto fuori, mi porto sempre a
ad ogni lato buttando fuori. Lo sguardo segue la mano che con il palmo si appoggia sul tappeto. Su, inspiro, cambio, butto fuori. Ancora gli ultimi due. E stop, rilasso. Ultimo esercizio, torno sul fianco destro e abbiamo completato anche qui con la fascia per attivare la gamba sinistra, l'esterna sempre. Braccio interno piegato oppure disteso, gamba d'appoggio meglio piegata, così anche adesso lavoro con la gamba sinistra, l'esterna, interessata dalla fascia, che la si slancia su in alto e che molto lentamente scende giù a chiudersi a terra, senza toccare il pavimento. Salgo su, prendo l'aria, butto fuori, scendo molto lentamente rispetto alla salita. La salita è uno slancio e la discesa è un po' più lenta. Mantengo l'equilibrio sul fianco e guardo avanti. Il braccio che tiene la fascia può stare anche piegato, quindi gomito piegato, perché già qui lavora abbastanza il fianco interno per rimanere in linea di equilibrio e il mio gluteo, in questo caso il sinistro. Ancora gli ultimi tre. Salgo, prendo l'aria, scendo, butto fuori lentamente. Vado a fare l'ultimo. Sento il mio gluteo lavorare e stop, rilasso. Basta fascia, non la usiamo più. Ci spostiamo un attimo in quadrupedia, piano, 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 lentamente. Appoggio bene le ginocchia a terra. Avvicino i glutei e i talloni dietro. Allungo la schiena, fronte a terra da sola. Con le braccia morbide giù in direzione dei piedi, palmi verso il soffitto. Mantengo la posizione e il respiro profondamente. I palmi sono al soffitto, mantengo la posizione, ma lavoro con le braccia in maniera dinamica. Da qui, prendendo l'aria, in posizione neutra, vado a buttare fuori l'aria spingendo tutte e due le braccia in alto. I palmi vanno a spingere come se ci fosse qualcuno dietro di me. Scendo lentamente, inspiro, senza toccare il pavimento, manteniamo le braccia attive. Salgo, butto fuori, inspiro, scendo, palmi verso il soffitto. Quindi non sono ruotati, bensì su, per una buona posizione delle spalle. Su, salgo e scendo lentamente prendendo l'aria. Mani che non si appoggiano mai a terra. Ognuno alza, spinge su quanto ritiene necessario. Ancora gli ultimi due movimenti. Finiti gli ultimi due, scendo un attimo e vado a incrociare le dita tra di loro. Palme all'interno, incrocio le dita tra di loro e spingo le braccia su con il pugno unico verso il soffitto. Devo sentire le mie due scapole dietro che si avvicinano. Mantengo la posizione per due respironi profondi. Prendo l'aria dal naso profondamente e la butto fuori dalla bocca. Ancora uno. E stop. In questa posizione salgo su con la schiena. Lentamente guardo avanti, libero le braccia molto delicatamente, torno in avanti, rilasso, schiena dritta, guardo avanti, sciolgo bene le spalle, respirone profondo. Iniziamo a salire, prima facendo il cane, quadrupedia, palmi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, punte dei piedi attivi, i talloni sono alti. Perché da qui vado a slanciare un attimo il bacino su come se facessi il cane. Mantengo il bacino come punto cardine in alto. Mantengo, respiro profondamente e lentamente, senza ancora alzarci, rimango in scarico. Piego le ginocchia, mani che camminano ai piedi e gambe che si riallungano. Manteniamo l'allungamento della schiena. Gambe dritte, schiena giù in scarico. Braccia morbide, collo morbido giù, respiro e mantengo giù la posizione. Da qui lentamente piego le ginocchia e la schiena si riallinea in alto, gradualmente, piano, 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 piano. Sciolgo, respiro profondamente.
Riprendiamo fiato. Sciogliamo bene i polsi, anche le gambe mi scarico. E ultimo, qui avremo parecchio equilibrio, quindi se ritengo necessario mi avvicino a un appoggio. Se invece mi sento molto sicuro o sicura, no. Dovrei, mi metto di profilo, mi spiego meglio, piegare entrambe le gambe leggermente, fletto le ginocchia. La gamba destra la alzo, quindi come unica base di appoggio la gamba sinistra. Io intanto mi arrego. Alzo la gamba destra, la intraruoto, quindi la mia caviglia destra si appoggia sul ginocchio sinistro. Ho questa posizione qui. La schiena è dritta, guardo avanti. Dovrei mantenere questa posizione lavorando con il quadricipite sinistro. Mi tengo all'appoggio o se mi sento sicuro, gomiti ben aperti, palmi che si toccano come se pregassi. Guardo avanti, respiro, guardo un punto fisso. Respiro profondamente, sto lavorando col quadricipite mentre allungo il gluteo destro in questo caso. Ancora l'ultimo secondo, libero le mani tra di loro o dall'appoggio, torno su, allungo la gamba destra. Ultimo sforzo, quindi chi ha bisogno dell'appoggio si mantenga vicino. Fletto entrambe le ginocchia e cambio, alzo la gamba sinistra e intraruoto lei. Caviglia sinistra sul ginocchio destro. Mantengo la posizione, schiena dritta e respiro sempre regolare. Una mano o tutte e due a un appoggio o unite tra di loro come se pregassi. Schiena dritta, gomiti belli aperti. Mantengo la posizione, ancora un secondo. E stop, rilasso e sciolgo. Respiro profondamente, polsi che ruotano, caviglie che ruotano, scarico tutto e respiro. Respiriamo profondamente, io cerco di levare il muso. Vi ha tolto il muso? Non lo so. No, va bene. Allora, per oggi abbiamo fatto, se tutto va bene, ci possiamo riposare. Ah, hai un gatto bellissimo. Spero sia andata tutto bene allora. Sì. Sì. Bene, allora vi ringrazio. Ciao, vi auguro buona serata. Ciao. Grazie ciao. Mille Laura. Grazie. Grazie anche a voi. Grazie. Bella lezione. Bella ciao, lezione. Grazie Laura. Grazie Giovanna, grazie. Ciao a tutti. Aspetta.